Buongiorno, siamo al mercato di Barletta, il mercato settimanale che avrebbe dovuto svolgersi di norma addirittura il giorno del Santo Natale, perché ricordiamo che i mercati che si svolgono in giornata festiva si devono svolgere in tale giornata. Noi abbiamo detto che la giornata del Natale va salvaguardata per la familiarità che è caratterizzata da questa festa, abbiamo detto no al mercato di Natale ed ecco che il commissario straordinario, dottor Francesco Alecci, del comune di Barletta, ha posticipato il mercato alla giornata di oggi di Santo Stefano. Cosa ne pensi di questa scelta? È una scelta buonissima, ottima, perché è una scelta, diciamo, è una domenica che è una giornata recuperata per gli ambulanti, una giornata in più di lavoro. Peraltro i mercati che si sono svolti anticipatamente il venerdì pare che per il settore mercivari non abbiano funzionato. Mercivari è stato zero perché hanno pensato tutti al mangiare e robe varie per unirsi in famiglie e altri discorsi. Oggi è una giornata che ha avuto i regalino, viene a spendere. Tra l'altro non dimentichiamo, Franco, che siamo praticamente all'ultimo mercato a Barletta dell'anno 2021. Bravo. Non dimentichiamo anche quello e non dimentichiamo che se è vero che il settore alimentare ha sicuramente avuto vantaggi nella giornata del venerdì, è anche vero che è anche vero che il settore non alimentare oggi può trovare, diciamo, qui anche quello che vediamo, cioè un numero importante di operatori che ha operato in questo mercato. I risultati è ovvio che sono differenziati, come spesso accade. Bravo. Però siamo nella giornata di festa. Bravissimo, è una giornata di festa, è una giornata che la gente esce, ha avuto dei regalini, viene a spendere, ultimi acquisti per fare regali, insomma, perché la vigilia si pensa più al mangiare. Eh beh, certo, è chiaro. Oggi fino a Capodanno penso che vengono dalle merci varie. Ne abbiamo avuta dimostrazione. Peraltro, Franco, ci abbiamo la chiusura, io voglio fare un'altra considerazione. Noi abbiamo combattuto tantissimo, tu lo sai, per parificare l'attività di commercio su aree pubbliche a quella degli esercizi commerciali, per cui abbiamo detto che nelle giornate festive i mercati si devono svolgere. Tanto è vero, Franco, che il giorno dell'Immacolata abbiamo svolto i mercati, li facciamo il 25 aprile, il 2 giugno, quindi quando poi noi vantiamo e pretendiamo dei diritti per i quali combattiamo, non è che poi si possa dire, come strumentalmente qualcuno ha detto e letto anche tu, che senso ha fare il mercato nella giornata festiva. Forse capiamo che qualcuno fa finta di tutelare gli ambulanti, ma guarda da qualche altra parte. Io la vedo in questo modo, perché c'è gente che lavora marito e moglie e non vengono al mercato, e quel giorno festivo che sono liberi approfittano a venire. Abbiamo avuto conferma a Molfetta, che si è fatta una domenica, lo straordinario che abbiamo richiesto a Molfetta, e c'è stato un bel mercato. Ma anche oggi ho visto moltissime persone, per esempio persone con passeggini, quindi giovani coppie che abitualmente, tu lo sai, non frequentano il mercato. Quindi questo è un risultato sicuramente positivo. Un altro tipo di clientela che viene. Bene, ringraziamo quindi il dottor Alecci del comune di Barletta, il commissario straordinario. Anche noi come operatori. Lo ringraziate anche voi. Grazie. Come operatori ringraziamo l'ufficio SUAP, che sempre in quel clima di concertazione, perché voglio ricordare, al contrario di quanto si è detto anche, Franco, che c'è stata una riunione per decidere di questo mercato e qualcuno non lo dice, ringraziamo l'ufficio SUAP, ringraziamo il comando della Polizia Municipale e soprattutto gli operatori che oggi hanno dato la priorità al diritto al lavoro, perché poi quando bisogna rivendicare il diritto al lavoro per fare le battaglie, Franco, qualche volta bisogna anche sacrificarsi, perché poi, caro Franco, quando arriverà la giornata festiva dell'Epifania, noi tutti quanti chiederemo che il mercato, come abbiamo chiesto, si svolga in tale giornata. Quindi qualcuno deve capire che i diritti, quando si conquistano per sempre, non a tempo né tantomeno a convenienza di taluni personaggi. Questo è il mercato del sabato di Barletta, spostato alla giornata di Santo Stefano. Grazie Franco Cannone, uno storico commerciante che peraltro conosce molto bene le dinamiche dei mercati e oggi
ci ha dato anche dimostrazione di questo. Bravo. Questo è il mercato di Barletta.